in questa notte di venerdì. Perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù. Siamo qui con il sindaco di Altino, Camillo Di Giuseppe. Qualche commento a questo primo convegno sull'olio e l'olivo qui ad Altino. Convegno molto interessante, con le relazioni del dottor Gabriele De Laurentiis e della dottoressa Maria Grazia D'Angelo. Il primo ha analizzato tutto il processo che riguarda il frutto, e la dottoressa D'Angelo invece ha analizzato il processo di trasformazione, le qualità, le caratteristiche organolettiche dell'olio extravergine d'oliva e i sistemi di valutazione della sua qualità. Noi siamo grati come comunità altinese all'Associazione Altino del Cuore, al suo presidente, ai dirigenti e ai soci di questa associazione, perché vogliono attraverso il loro impegno valorizzare un prodotto altinese che è uno dei più importanti. È un prodotto rispetto al quale lavorano tutte le famiglie altinesi, che ha un valore che oltrepassa di molto il suo valore economico, è un valore che riguarda la nostra storia, la nostra cultura, e io penso che rispetto a queste iniziative e a tutte le altre che sono state messe in programma da questa associazione, noi dobbiamo impegnarci per valorizzare al meglio l'attività di questa e delle altre associazioni. Quindi grazie a tutte le associazioni che operano sul territorio. Presidente della neonata associazione Altino nel Cuore, Severino D'Alonso, ci illustri le intenzioni di questa associazione e cosa vuole fare per Altino. Hai detto bene, l'associazione è nata da poco, dal 4 ottobre, e siamo un gruppo abbastanza compatto, unito, e abbiamo fatto un bellissimo programma. E abbiamo tutta intenzione di realizzarlo, ma la cosa importante che per noi, ciò che abbiamo inserito nello statuto dell'associazione, è all'articolo 22, il direttore di settore. Questo permette ai cittadini di organizzare in gruppo o singolarmente degli eventi e di entrare di diritto all'interno del nostro direttivo. Questo è stato fatto, è stato deciso dal gruppo, diciamo, dei soci fondatori, al fine di promuovere e di far partecipare il più numero possibile di cittadini. Noi abbiamo, tra tante cose, ma abbiamo una manifestazione straordinaria che organizzeremo all'inizio di giugno, penso, oppure entro giugno comunque. E gli abbiamo dato nome Il Mondo a Tavola, dove noi in questa serata, sarà una serata enogastronomica, ma di nazione straniere, diciamo tutti gli immigrati che vivono nel nostro paese. Noi già abbiamo contattato gli argentini, gli ucraini, abbiamo contattato i rumeni, e sono tutti disposti con entusiasmo
a realizzare questa manifestazione. Noi ci teniamo tanto perché si parla sempre di integrazione, questo è un modo di stare insieme con loro, conoscerli, sapere culturalmente come vivono, cosa mangiano nel loro paese. E veramente con orgoglio che dico che noi abbiamo organizzato questo a Selva di Altino a giugno. Non solo Altino nel cuore, ma anche, da quello che posso capire, anche gli stranieri sono ben accolti nella nostra collettività, nella nostra società a livello comunale. Prossimi invece a breve, prossime manifestazioni che svolgerete a breve, ce ne sono alcune? Sicuramente il 23 di dicembre faremo una manifestazione di Babbo Natale, arriverà Babbo Natale al Piazza San Rocco ad Altino e creeremo un ambiente natalizio chiamando delle zampogne di Agnone e diciamo si svolgerà un mercatino in collaborazione con le scuole elementari. Sarà pure una manifestazione da non perdere.